Non si ferma la solidarietà al popolo ucraino a Pescara. Il comune ha istituito il COC, il centro operativo comunale per l'emergenza, ed è pronto con la Caritas e le altre associazioni ad aiutare sia chi vive qui, sia i profughi che stanno arrivando all'Hotel Holiday. Ve ne sono alcuni, altri si sono invece ricongiunti alle proprie famiglie in Italia. L'assessore comunale Eugenio Seccia spiega che l'amministrazione sta facendo il possibile e sottolinea il grande cuore dei pescaresi. Sì, notizie che abbiamo che sono variabili di ora in ora, possiamo dire, sostanzialmente c'è un pullman diretto su Pescara, quindi siamo aggiornati. Ieri abbiamo aperto il COC proprio per essere pronti ad accoglierli, come è già avvenuto per le 15 persone che sono arrivate a Pescara, che sono state dapprima sottoposte a tampone antigenico per evitare che ci siano persone in giro infette da coronavirus, ovviamente proveniente da un paese in guerra dove magari vengono meno le minimali attenzioni di contagio. Poi c'è stata nella collaborazione ovviamente coordinata dal prefetto 2 giorni fa l'intervento della prefettura dei Carabinieri che hanno verificato che non ci fossero persone diciamo poco raccomandabili per la società diciamo italiana. Infine sono arrivati qui in hotel dove il comune sfruttando la convenzione che ha per diciamo, la protezione civile e i servizi sociali ha dato loro la possibilità di diciamo, riposare qualche ora in un alloggio diciamo comodo. Ora sono rimasti in 5 perché c'è una tendenza che è quella di autonomamente collocarsi presso parenti, amici e quant'altro, tant'è che diciamo, ci sono contatti, c'è cioè una sorta di gara di solidarietà tra diciamo, i cittadini ucraini ad offrire la loro ospitalità. Questo è apprezzabile, tanti sono stati anche cittadini pescaresi che mi hanno contattato direttamente per offrire loro sia derrate alimentari oppure diciamo, un posto dove dormire. Nella sede in comune a Pescara arrivano i profughi da Massimiliano Pignoli, consigliere comunale. Qui incontriamo una famiglia, il padre camionista in Italia, che ha affrontato 30 ore di viaggio per andare a prendere i confini con la Romania. I figli, la moglie, la suocera Diana vive qui, ma ha due fratelli a fronte ed è preoccupata perché non può mettersi in contatto. Anche in questo caso continua la raccolta di beni di prima necessità, come in altre realtà. Molto difficile perché 30 ore di guidare non è facile, con i bambini dentro in macchina non è facile. Una situazione è brutta. E sempre ci stanno i sireni, sempre devi stare in attenzione. Non lo so perché la rete di cellulare già non funziona, non posso chiamare, non posso sapere nessuno. Ci sono stati dei morti civili in Ucraina. Sì, tante, tante. Avevate paura? Tanta. Sì, certo. Sì, tanto. Paura di morire. Di morire, certo. Diana, hai due fratelli in Ucraina? Sì, adesso due fratelli, guerra, soldati, tutta notte, tutti i giorni e penso di preoccupare. È morto o non morto, non lo so adesso. Tu senti i tuoi fratelli o no? No, perché soldati. Che problema. E basta.